Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, ciao. Vabbè, vedo che molte facce, le facce sono già conosciute, quindi sono gli ex studenti dei miei corsi e qualcuno di nuovo che è qua in visita. Io ho iniziato a occuparmi di queste cose, vabbè, per io sono laureato in giurisprudenza nel... Ho capito, è in versione filmato. Ho iniziato a occuparmi di queste cose nel 2003, vabbè, appena mi sono laureato, a dicembre del 2003, mi sono laureato in giurisprudenza in... diritto d'autore, diritto industriale si chiama formalmente giurisprudenza la materia e appunto mi ero occupato fin dall'inizio di licenze open, di modelli alternativi di licenze, quindi è da lì che è iniziato. Sono stato uno di quelli che si è occupato del diritto d'autore dal lato alternativo, ho iniziato a occuparmi delle cose, diciamo, dell'approccio alternativo per poi pian piano occuparmi anche di tutto il resto del diritto d'autore nel senso più classico del termine, che è poi l'argomento di oggi in realtà. Oggi di poco parlerò, forse alla fine riusciamo a tenerci 10 minuti sul tema dell'approccio open, ma in realtà parliamo di cose molto più burocratiche, anche forse noiose, ma ve l'ho messo in una forma un po' divertente, un po' ironica, anche per, diciamo, mettere in luce quali sono i limiti di una burocrazia che appunto, come si dice nel titolo di questo evento, è pre-digitale, in un mondo che ormai è digitale da qualche anno, insomma, da un po' di anni. Pare che invece qualcuno non se ne sia accorto, e appunto alcuni enti, come quello di cui parliamo oggi, probabilmente sono l'esempio, diciamo, negativo. Vabbè, sono un avvocato, quindi comunque l'approccio è quello da tecnico giuridico, sono abilitato libero professionista dal 2007 e svolgo appunto anche attività di consulenza legale presso Array Legal Network, che è un network di legali specializzati nell'ambito del diritto, delle nuove tecnologie, quindi dell'ICT in generale. E per quanto riguarda invece la parte più strettamente di diritto d'autore in senso classico, è un progetto mio, una sorta di studio legale online virtuale che è Copyright Italia ed è attivo da quasi un anno circa. L'anno scorso ho finito anche il dottorato di ricerca in società dell'informazione, che è uno strano dottorato di ricerca che c'è qua a Milano Bicocca, che tratta tutti i temi della società dell'informazione con un approccio interdisciplinare, quindi io ero ad esempio l'unico giurista, c'erano sociologi, c'erano psicologi sociali, c'erano informatici, è un po' un dottorato così, un potpourri di competenze trasversali. E dall'anno scorso sono anche qua docente al SAE, come docente, diciamo, di questa materia intesa in senso ampio, legal issues, dove tratto, vabbè, molti di voi lo sanno già, lo ripetiamo, per chi ci sente da casa, per il pubblico da casa, che mi occupo qua al SAE di diritto, una parte di diritto d'autore, che è la parte probabilmente più sostanziosa del corso, una parte da quest'anno sui marchi e una parte, diciamo, con principi generali del diritto della comunicazione in generale, quindi la parte sulla pubblicità, la parte su internet, la parte sulla televisione, sulla radio, con alcuni appunto cenni generali, perché il corso dura 30 ore e buona parte viene presa comunque dalla parte sul diritto d'autore. E da poco, da quest'anno, dall'anno scorso e da quest'anno, collaboro con Apogee Online e con Rockit, quindi penso che siano testate che conoscete, soprattutto Rockit. Rockit ha una, più che scrive articoli, sono delle risposte a domande, se avete visto, è una sorta di chiedilo all'avvocato, dove do risposte su quesiti vari. E come vedete, se andate a vedere diciamo l'archivio della rubrica, che è arrivata al numero 11 ieri, sono gran parte delle domande sono appunto dedicate ai temi che andiamo a toccare oggi. In realtà anche nelle slide ho citato alcune domanda-risposta uscita su Rockit, perché davano la risposta. Ho rilasciato anche online e sotto licenza open, sotto licenza libera, una licenza Creative Commons, queste opere. Non sono tutte, ce ne sono anche altri, però questi sono quelli più famosi. Vabbè, gli studenti del SAI conoscono necessariamente questo, perché è il manuale del corso. E niente, vabbè, dopo ve li posso anche far vedere, ne parliamo anche, perché alcune cose sono tratte effettivamente da lì. Allora, una parte, ecco, abbiate pazienza, perché comunque, ok che parliamo di cose burocratiche e tecniche, ma un minimo di approccio teorico, di introduzione teorica serve per capire in che scenario ci stiamo muovendo. Io sono comunque un dottore di ricerca, quindi ho un approccio tendenzialmente analitico di ricerca. Diciamo, mozione d'ordine, vi chiedo una cortesia. So che quando si parla di questioni appunto relative alla SIAE, al diritto d'autore, viene spontaneo subito porre il quesito concreto: ah, mio cugino suona, gli è successa questa cosa.
lo facciamo ma verso la fine, in modo tale, no, perché esatto, che dopo si cerca, si rischia di perdere un po' il filo del discorso, soprattutto di parlare di cose che magari a uno interessano e agli altri 30 no. Quindi cerchiamo un attimo di seguire il filo che io ho creato con queste slide, e poi alla fine ci manteniamo comunque un po' di tempo per questi tipi di, diciamo, magari raccontare anche episodi simpatici e commentarli insieme, anche perché io purtroppo non posso dare risposte univoche, specie perché quando si ha a che fare con la SIAE loro stessi non danno risposte univoche, quindi difficilmente, venendo qua ad un evento come questo, nessun relatore potrebbe darvi una risposta che al 100% è affidabile, quindi io ancora meno. Allora, lo scenario teorico lo facciamo semplicemente analizzando il titolo di questo evento, che è Anacronismi del sistema SIAE, e questo concetto di predigitale che ho messo nel sottotitolo. Cominciamo a capire in che senso anacronismo. Beh, anacronismi è una parola abbastanza nota, è dal greco, quindi qualcosa che va contro il tempo, che è fuori tempo. E oggettivamente la burocrazia con cui spesso ci scontriamo quando abbiamo a che fare con SIAE e diritto d'autore inteso in senso appunto burocratico, ci fa pensare che probabilmente appartiene ad un mondo che ormai non è più quello di oggi, no? E quindi ci sono queste due tendenze che spesso si vanno in attrito, che sono la tendenza a innovare, quindi ad abbandonare l'esistente, e invece la tendenza a conservare, che spesso prevale. Perché? Perché l'esistente dà più sicurezza del nuovo, tendenzialmente, e soprattutto innovare ha dei costi che non sono sempre solo monetari, ma sono anche costi, per così dire, umani. Cioè, cambiare per una pubblica amministrazione, stamattina ho fatto lezione statale parlando di open source, ad esempio. Il problema più grosso di quando una pubblica amministrazione decide di passare da un pacchetto proprietario ad un pacchetto software non è tanto il costo in sé, perché costo c'è un risparmio sostanziale, non si pagano più le licenze software, quindi si passa al software open. Sì, però poi se devo formare 50 persone che sono da 20 anni abituate ad usare un certo tipo di software, mi sale un picco di costi, diciamo, di transizione, che spesso non permettono il passaggio, e quindi è un circolo vizioso che non consente l'innovazione. Ok? Pensate, appunto, chi ha seguito il mio corso all'inizio di quest'anno, del corso di quest'anno l'ho fatta, questa parte, sugli standard, sulla diffusione di standard chiusi, di standard proprietari, no? Per cui si diffondono file in formato proprietario, e quindi tutti continueranno ad utilizzare quel software specifico che utilizza quel formato proprietario, e quindi è un circolo che si autoconserva, viene detto lock-in, no? E quindi questo lo vediamo anche, purtroppo, nella burocrazia, e lo vedremo anche dopo con qualche esempio. E appunto, in generale, il progresso fa paura, perché insomma c'è il vuoto, no? Se cominciamo a vendere le lavatrici, le lavandaie, che lavoro faranno? No, classico, quando dico i negozi di dischi, e dopo tutti quelli che hanno negozi di dischi cosa faranno? Moriranno tutti? Boh, non lo so, ma fatto sta che i negozi di dischi, almeno io ne vedo sempre di meno, forse non ce ne sono neanche più, o comunque sono diventati qualcos'altro, non è che sono spariti, si sono accorpati e si sono evoluti in qualcos'altro. Vero è che appunto tutti quelli che avevano la botteghina che vendeva i dischi adesso o sono in pensione a fare un altro lavoro, vabbè, però il progresso va avanti, cioè, necessariamente, non si può fermare. Quelli che facevano negli anni 50, 40, 50, andavano a prendere i pezzettoni di ghiaccio dalle montagne e li vendevano per fare il frigorifero artigianale in pianura, quando sono arrivati i frigoriferi necessariamente hanno cambiato lavoro, sono andati in pensione, ok? Questi sono esempi per far capire di come appunto molte volte, che viene spesso, li ho usati questi esempi perché spesso anche quando leggiamo campagne di sensibilizzazione la chiave che viene sempre usata è quella: perderemo posti di lavoro. Ok, tutte le volte che si cerca di proporre modelli nuovi di gestione dei diritti, di distribuzione delle opere dell'ingegno, però l'industria perderà posti di lavoro. Tutte stime che lasciano il tempo che trovano, perché non avremo mai la controprova di quanti posti di lavoro invece effettivamente siamo andati a creare, no? E quindi non sappiamo come il mercato si sarebbe poi evoluto se non avessimo fatto questo passo. Quindi tutte stime molto molto buttate lì, che però spesso vengono prese come oro colato, perché provengono da questa grande associazione che, vai a vedere, rappresenta degli interessi commerciali solitamente. Quindi anche in questo caso inviterei alla massima cautela. Ad ogni modo,
concetti digitali a gente della vostra età, che tendenzialmente, almeno dalle facce, siete anche più giovani di me, quindi non credo che sia da spiegare, però ci sono molti casi in cui la rivoluzione digitale, che è quella che stiamo vivendo da 20 anni circa, 20, gli ultimi 20 anni, spesso viene frenata da appunto cose che non sono digitali, da modelli predigitali che tendono a conservarsi per queste dinamiche che abbiamo visto adesso. Se prima si parlava spesso di analogico versus digitale, contro digitale, che era una contrapposizione più che altro tecnica, no? Cioè, cos'è? Registri come in analogico e in digitale, sai che da una parte c'è un nastro magnetico, dall'altra parte c'è un qualcosa che ti registra una serie di bit, quindi di 1 e di 0, no? Ok, questa è la contrapposizione classica tecnica, però dal punto di vista più sociologico e più diciamo di analisi del mondo della comunicazione odierno, forse ha più senso parlare di digitale e di predigitale, cioè tutto ciò che è ispirato ai modelli precedenti, alla rivoluzione digitale, non sono necessariamente analogici, ma sono predigitali, perché spesso si parla di approccio più che di tecnicamente di un nastro magnetico o di una macchina da scrivere, di un pezzo di carta, non lo so. Ok, quindi burocrazia, anche lì, vabbè, burocrazia, anche lì dal greco non c'è granché da dire, è il potere dei documenti, il potere dell'ufficio, della gestione d'ufficio. Quindi il burocrate è colui che, grazie alle formalità, riesce a mantenere il potere, cioè il controllo della formalità, delle forme, è anche controllo del contenuto, ok? Questa è la burocrazia. E ho fatto un esperimento, cercavo in realtà un'immagine che poi ho messo nelle slide, un libro che è questo, La burocrazia, che è uno di quei, l'ho studiato in un esame a scienze politiche, in storia della pubblica amministrazione, c'è una parte su generale concetti di cos'è la burocrazia in Italia, è simpatico perché in 100 paginette ti dà un'idea di come la burocrazia in Italia abbia un ruolo veramente centrale, di come ci sono delle ragioni storiche per cui l'Italia è impantanata spesso nella burocrazia. Vabbè, su questo vi lascio lo spunto, se volete, se chi vuole approfondirlo lo può fare, non possiamo fare nel tempo del seminario di oggi un'analisi completa del concetto di burocrazia, però ho fatto questo esperimento cercando la burocrazia, e non burocrazia semplicemente, ma la burocrazia, che era il titolo del libro, su Google. Vi faccio vedere cosa viene fuori, almeno l'ho impostata in modo tale che Google dia direttamente il risultato. Vediamo cosa succede. Non c'è rete, però. Sì, cercavo di mettere attaccato. Sì. Ah, sì, c'è. Ok. E quindi. Va bene. Intanto vado avanti con le slide, perché in realtà la ricerca l'ho riportata, riassunta qua. Dalla prima pagina dei risultati, dopo vi faccio vedere. Ricerca di ieri pomeriggio, Questo è quello che viene fuori. La burocrazia storica. Sono tutti titoli di articoli, La burocrazia storico mostro, squinzi, la burocrazia è il freno dell'Italia, la burocrazia che strangola i diritti, la burocrazia, scusate, terremoto, è una notizia legata all'un ultimo sisma, terremoto, la burocrazia fa più danni del sisma, così le lobby, la burocrazia stanno frenando le liberalizzazioni, e via dicendo. È un po' sostanzialmente quello che abbiamo detto prima, come c'è una tendenza alla conservazione, e la burocrazia è uno di questi, probabilmente uno degli strumenti di massima realizzazione di quel principio. Vediamo se Safari si è svegliato. Esatto, eccolo. Come vedete, non è cambiato nulla, a parte la classica voce di Wikipedia, che è ormai in cima a tutte le ricerche su Google. Abbiamo la burocrazia storico mostro, la Turchia salva l'aeroporto di Genova, la burocrazia lo frena. Regionale, vabbè, già c'è qualcosa di nuovo. Questo è il blog di Grillo. La burocrazia strangola i diritti, e se ne si muore per la democrazia, succede a 3 imprese su 4. Ok, vabbè, questo non per creare un mostro necessariamente, però per riflettere sul fatto che appunto spesso ci troviamo imbottigliati. Niente, grazie. Questo è il libro, quindi ve lo lascio come spunto, anche perché appunto dopo le slide le daremo, e quindi l'ho messo. Cosa dice? Da Monsieur Travet alla riforma del titolo quinto, vizi e virtù della burocrazia italiana. Vizi e virtù, perché ci sono anche le virtù, in effetti
dal punto di vista formale e giuridico la nostra burocrazia ha una storia e ha anche una formazione molto solida, però purtroppo anche lì i tempi cambiano e quindi non si può più ostinarsi a applicare metodologie, applicare criteri che sono, vedete che qual è il simbolo, è il timbro con cui abbiamo a che fare quando ormai abbiamo a che fare con i timbri, quando andiamo nelle pubbliche amministrazioni ancora si ragiona su carta, sul fatto che chi è il timbro è colui che diventa simbolo del potere, no? La spada nel Medioevo diventava simbolo del potere feudale, non so, la divisa del potere militare, e il timbro è il simbolo del potere burocratico, della burocrazia. Vabbè, andiamo sulle premesse invece, diciamo, giuridiche, perché bisogna capire, per arrivare ad analizzare questi anacronismi che vi ho messo in luce, ce ne sono quattro grossi che vi ho poi scelto nelle slide, ce ne sarebbero molti più, però poi il tempo non lo consentiva. Cerchiamo di dare un po' anche qua i principi di base dal punto di vista giuridico. Allora, innanzitutto, che cos'è la SIAE? Perché girano molte leggende metropolitane su quali siano i compiti, quale sia il ruolo, quale sia la qualificazione giuridica della SIAE, che cos'è, un ente pubblico, è un ente di, alcuni dicono, di polizia, di controllo, è un'associazione, no, non è un'associazione, è una società. Vabbè, andiamo a capire un attimo. SIAE sta per Società Italiana Autore ed Editore, fin qua penso che tutti siamo abbastanza al corrente, ed è l'unica collecting society presente in Italia, l'unica nota importante nell'ambito della gestione dei diritti d'autore in senso puro, perché dal punto di vista dei diritti connessi c'è l'IMAIE e da poco è stata, diciamo, liberalizzata la questione, quindi si possono creare nuovi enti, c'è SCF per quanto riguarda la gestione dei diritti dei produttori fonografici, e poi, appunto, essendosi aperta questo varco verso la liberalizzazione della gestione dei diritti connessi, vedremo se nascerà qualche nuovo soggetto. Dal punto di vista dei diritti d'autore è attualmente ancora l'unico ente che lo può fare sulla base dell'articolo 180, che è l'articolo che attribuisce questo monopolio legale alla gestione dei diritti d'autore in Italia, alla SIAE. La questione del monopolio è una delle questioni, appunto, trattate ad esempio nel mio libro e che viene spesso dibattuta, ma nelle slide l'ho tralasciata perché non è argomento, non è una questione burocratica, è una questione più sostanziale di diritto, quindi l'ho lasciata in disparte. Se poi magari a fine lezione vogliamo fare due parole su questo, si può sempre fare. Andiamo avanti invece seguendo un po' il filo delle slide. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, la SIAE è un ente pubblico economico su base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. Quindi in questa definizione sostanzialmente abbiamo tutto quello che ci serve per capire, diciamo, per non sbagliare, per non qualificarle in modo scorretto. È un ente pubblico, quindi è un ente pubblico, fa parte dell'apparato pubblico, è un ente pubblico economico, che è una categoria specifica di ente pubblico, anche lì non abbiamo tempo per entrare nel merito, comunque è una specifica categoria di ente pubblico che il diritto amministrativo descrive e diciamo definisce in modo preciso, e sulla base di questa definizione attribuisce compiti, oneri e limiti. Quindi chi volesse approfondire basta che cerca anche su Wikipedia ente pubblico economico e viene spiegato che cosa vuol dire. Su base associativa perché? Perché comporta consente che ci si possa associare. Voi non potete associarvi all'ASL del vostro comune o all'Agenzia delle Entrate, che sono anch'essi enti pubblici. Questo lo permette un ente che nella sua natura ha l'associazione, la partecipazione del socio, del cittadino, dell'individuo come socio, come associato, e quindi si entra a far parte dell'ente e si ha anche diritto di voto e diritto di appunto contribuire alla gestione della vita di questa associazione. E il suo compito per antonomasia è quella della, da un lato la protezione, dall'altro esercitare l'intermediazione dei diritti d'autore. Ok? Questi sono i suoi compiti principali. Poi vedremo che per scelte particolari del legislatore alla SIAE sono stati attribuiti anche altri poteri, altre attribuzioni, scusate il gioco di parole, che appunto eccedono la sfera della mera gestione dei diritti e intermediazione dei diritti. Che cosa fa la SIAE? Agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti. Ok, vabbè,
stiamo ripetendo in realtà quello che abbiamo già detto, cioè agisce come ente intermediario, cioè il pubblico degli utilizzatori delle opere da un lato, dall'altro ci sono i detentori dei diritti che sono coloro che hanno creato il prodotto, le opere, quindi sono titolari dei diritti, e c'è di mezzo questo ente che si occupa della gestione dei diritti dal punto di vista come intermediario, quindi l'utente che ha bisogno di chiedere autorizzazioni, chiedere licenze, sa che si può rivolgere a questo ente specificamente preposto a questa funzione, e l'ente poi rende conto ai detentori dei diritti con una serie di meccanismi che adesso andremo a vedere. E si occupa di che cosa? Sono tre le funzioni fondamentali indicate proprio dalla legge sul diritto d'autore per quanto riguarda la SIAE. Uno, concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere per conto nell'interesse degli aventi diritto. Due, percepire i proventi derivanti da licenze e autorizzazioni. E tre, ripartire questi proventi agli aventi diritto. Quindi abbiamo descritto che cos'è questa attività di intermediazione, che in realtà è quello che fanno tutte le cosiddette collecting societies. Collecting societies non è altro che una definizione anglosassone per dire società di raccolta, collecting, cioè società che si occupa della raccolta dei diritti e della ripartizione, perché se si raccolgono poi vanno in qualche modo ripartiti ai detentori dei vari diritti d'autore connessi. Che cosa fa la SIAE bis? Perché appunto, come vi ho detto, oltre a quelle cose ci sono a questo ente sono stati attribuiti vari compiti aggiuntivi, e oltre a ciò appunto può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, e può assumere per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti. Ecco qual è il nodo che spesso ci fa prendere la SIAE come una sorta di ente di polizia, di controllo. Perché? Perché comunque tra le sue attività, in teoria secondarie, ma poi sono diventate via via sempre più centrali, anche questo tipo di attività. Allora, anche sulla denominazione, questo l'ho trovato su Wikipedia, quindi vabbè, non ho citato la fonte, chiedo venia a Wikipedia, che chiede solamente l'attribution e lo share alike. Sono date interessanti perché ci fanno capire un po' la storia, e anche il fatto del nome, il fatto che sia nata nel 1882 come società degli autori, ci fa capire che non era fin dall'inizio società degli autori ed editori, non è una cosa da poco, perché se fosse un sindacato, poi fareste un sindacato, cioè un sindacato dei che ne so, un sindacato dell'industriale e dell'operaio, tendenzialmente sono interessi che sono spesso in contrasto, non necessariamente, ma spesso in contrasto. Quindi, vabbè, ci arrivo. Nel 27 assume la denominazione attuale di Società Italiana Autori ed Editori. Secondo voi qual è lo scopo sotteso a questa scelta di mettere insieme interessi che in realtà sono contrastanti? L'idea è quella di creare un ente che si occupa non tanto di interessi, ma di un unico settore, quindi era un'ottica abbastanza, tra virgolette, corporativa. E guardate che anno, il 1927, non è un caso. Quindi l'idea è quella di creare un ente che si occupasse di tutto quel settore lì, al di là del fatto che all'interno ci fossero interessi che potessero essere contrastanti. Poi nel 41 c'è questa parentesi che la fa diventare ente italiano per il diritto d'autore. E cambia la prospettiva, benché sia lo stesso ente, però un conto è parlare di società degli autori, poi diventa società degli autori ed editori, quindi percepiamo questa idea di unire gli interessi necessariamente sulla base del settore economico che si va a tutelare, e poi diventa ente italiano per il diritto d'autore, che in realtà come nome forse sarebbe quello più ad oggi più opportuno, perché nient'altro è che appunto un ente che si occupa di tutte le questioni relative al diritto d'autore, viste le attribuzioni aggiuntive che sono state date dopo. Nasce come società degli autori, quindi come un ente che deve essere sostanzialmente a tutela degli autori, successivamente poi riceve il riconoscimento dallo Stato, quindi prima era un ente associativo in senso puro, come voi vi potete associare e fare l'associazione degli ex alunni del SAE, non so, magari esiste già, non esiste già, Allora, ipotizziamo l'associazione dei ex alunni del professor Aliprandi, cioè quelli che hanno questo specifico interesse, o associazione della protezione per il cane bracco italiano. Cioè, ognuno può decidere di associarsi sulla base di diversi interessi, diversi scopi, perché esiste la libertà di associazione in Italia.
E all'epoca, nel 1832, alcuni autori cominciarono a percepire l'esigenza di associarsi per tutelare i propri diritti. E tra i soci fondatori c'è qualcuno come Verdi, Carducci, cioè nomi importanti, quando l'Italia produceva ancora cose, certo, vabbè, anche adesso, però insomma è interessante. Anche il fatto che si fosse fondata a Milano e non a Roma, oddio, Roma era diventata da poco in realtà capitale italiana, quindi il fatto che fosse a Milano, anche questo aveva un certo significato, era la capitale all'epoca morale e culturale del paese. E dopo diventa un ente che, essendo spostato a Roma, ha più una funzione amministrativa, anche fra virgolette politica. Nel momento in cui sposti qualcosa a Roma, automaticamente entri in alcuni giochi anche geografici, culturali, che sono diversi da quelli puramente commerciali. Vabbè, c'è questa parentesi di pochi anni in cui diventa EIDA, ente italiano per il diritto d'autore, però in alcune versioni della legge sul diritto d'autore la troverete ancora citata come EIDA. Perché? Perché in realtà la legge sul diritto d'autore è del 41, e quindi in quella legge è uscita come EIDA. Poi è uscito successivamente questo decreto legislativo 433 del 45, che ha detto che tutte le volte in cui nel diritto italiano si parla di EIDA, in realtà bisogna sostituirlo con il vecchio nome, che era Società Italiana Autori ed Editori, quindi ritorna SIAE, però appunto in alcuni casi la legge non è stata aggiornata, quindi ve la troverete ancora come EIDA. Parliamo sempre dello stesso ente, quindi non fatevi trarre in inganno. Che cosa non è la SIAE? Un po' l'abbiamo già detto, un po' dicendo qualche battuta introduttiva, però visto che di leggende metropolitane ne sento tanto, ho pensato di fare due slide così anche un po' ironiche per spezzare il clima da pura lezione. Allora, innanzitutto non è il lupo cattivo della storia, perché io spesso, occupandomi di questi, anche partecipando ai forum sulle liste Creative Commons, sulle liste anche sulla rubrica di Rockit, percepisco proprio il dente avvelenato dell'utente contro la SIAE, perché viene vista come appunto una sorta di muro di gomma burocratico, come un ente che appunto non tutela ma in realtà controlla e sanziona e punisce. In realtà non è così, cioè è purtroppo sì un ente molto burocratizzato e malato di probabilmente elefantiasi, quindi troppo grosso, difficilmente controllabile con le poche risorse che ci sono adesso, e quindi è facile fargli fare la figura, la parte del lupo cattivo, e quindi chiamarla in causa sempre negativo. Io non sono di questo partito qua. Spesso ho avuto occasione anch'io di trovare un approccio non particolarmente collaborativo, e posso raccontarvi qualche episodio, però non è necessariamente, diciamo, il lupo cattivo della storia. Ecco, non è un ente di polizia, perché benché, dopo vedremo, sì, ho messo Robocop perché, non so, per i cultori dei film di fantascienza degli anni 80, cioè, Robocop, anche perché Robocop era robo, quindi era anche un po' automatico, quindi ancora ci dà un po' ancora più l'idea della burocrazia come procedura automatizzata. E ho detto, non è un ente di polizia, almeno in linea di principio, perché in realtà io ho trovato, cercando fra le immagini che ci sono su Google, cercando SIAE, bollino, qualcosa del genere, c'era sta cosa, cioè leggi in pubblico l'ultimo di Fabio Volo, o paghi 238 euro o i pulotti ti caricano. Non so chi è che l'ha messo, cioè, c'è la fonte, deve essere un progetto di qualche... A parte che credo che se si legge in pubblico l'ultimo di Fabio Volo ti carica la gente, non, cioè nel senso, no, non funziona, non c'è bisogno che non c'è bisogno che aspetti la polizia. Vabbè, adesso battute a parte. Questo è per dirvi di come spesso viene percepita, no? Cioè sta cosa qui, 238 euro oppure i pulotti carica, per dire che insomma c'è comunque una funzione di controllo e di sanzione. Anche se appunto... sulla base di nuove delle attribuzioni che le sono state poi conferite, provvede in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sugli intrattenimenti pubblici, sulle scommesse, sui concorsi pronostici e di altri diritti che non vi elenco perché era molto lungo questo comma. Quindi vedete che entra anche nella sfera erariale, quindi di mera tassazione, imposizione fiscale, eppure... Insomma, nasce come ente che dovrebbe tutelare gli autori che si sono associati liberamente sulla base della libertà di associazione, diventa un ente che invece fa questi lavori, queste attività in realtà in convenzione per altri enti che sono la pubblica amministrazione, che sono membri della pubblica amministrazione. Gli agenti SIAE hanno anche la possibilità, sempre in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle associazioni sportive dilettantistiche. Quindi un altro...
cioè, si parla del biglietto dello stadio, della squadretta, dell'oratorio, queste cose qua, cioè quando nel momento in cui ci sono eventi che comportano staccare un biglietto, anche se sono cose meramente sportive, quindi di diritto d'autore non si capisce il diritto d'autore da che parte entri, eppure anche lì la SIAE, in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, può effettuare controlli di quel tipo. La SIAE inoltre si occupa, sempre in convenzione con l'ENPAS in questo caso, anche dei controlli contributivi per i lavoratori dello spettacolo, quindi non solo fisco ma anche previdenza. ENPAS è l'ente di previdenza per gli artisti, no? Come immagino molti di voi sapranno. E quindi, come vedete, abbiamo sostanzialmente coperte tutte le attività di controllo. Quindi quando mi dicono insomma l'immagine di Robocop, forse allora non è così. Se in linea di principio non lo è, non è un corpo di polizia, spesso può sembrarlo, e questo è il motivo. Ecco, un'altra cosa, un altro equivoco in cui è facile cascare è che sia questo è Perry Mason, è che sia uno studio legale o comunque che abbia funzioni di studio legale, cioè io sono iscritto alla SIAE, quindi se qualcuno mi frega oppure io tanto c'è la SIAE che mi tutela. Sì, nel senso, piuttosto che non averla è meglio averla, nel senso che essere soci permette di avere una serie di servizi, essere soci mandatari di servizi che da singolo individuo, da privato cittadino non si possono avere, però se succede qualche magagna si va comunque dall'avvocato e si fa la causa, ok? Questo è, quindi non si può sperare che il fatto di essere iscritti alla SIAE ci metta al riparo a priori da ogni tipo di questione legale. Bene. Ecco, le fonti normative sono in realtà queste tre, cioè di SIAE si parla, ecco, al di là di quelle convenzioni che vi ho citato prima, che andrebbero viste ciascuna e poi vengono periodicamente rinnovate a seconda delle esigenze, cioè Agenzie delle Entrate, ENPAS, lì sono accordi fra enti, la norma primaria, cioè a livello di legislazione dello Stato, è la legge sul diritto d'autore, la 733 del 41, che è la legge che abbiamo già citato, e in particolare gli articoli che si occupano dell'attività della SIAE sono i 180, dal 180 al 185, e poi ci sono vari articoli sparsi nella legge che 58, 71 septies, 71 octies, 103, 152, 153, 154, 171 bis e 171 ter, che appunto descrivono alcune funzioni, alcune particolari attribuzioni che sono state date alla SIAE successivamente, relative ad esempio all'equo compenso, relative a controlli sull'ambito delle reti digitali e cose varie. Poi ci sono le norme secondarie, cioè di livello regolamentare, che sono lo statuto della SIAE, che è una norma che viene approvata dall'assemblea dei soci, okay? Che è l'ente dove si esprime la volontà popolare, diciamo, dei soci iscritti alla SIAE, con dinamiche adesso molto oscure, molto un po' solo discusse. Solo quelli che possono andare a Roma e che hanno anche, insomma, dei proventi abbastanza alti. Okay, vabbè. Però ecco, la norma viene approvata, adottata dall'assemblea dei soci, ma poi viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché la materia di diritto d'autore fa capo alla Presidenza del Consiglio e una serie di attività relative appunto alla SIAE, in generale al controllo sul diritto d'autore, fanno capo direttamente alla Presidenza del Consiglio. E su proposta poi del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto in senso giuridico ovviamente, non in senso musicale. Come vedete, gli interessi che si vanno a toccare sono beni, attività culturali e Ministro Economia e Finanze, perché sono soldi che girano, si va a toccare tutto un settore industriale, brutto da dire la parola industriale, ma lo è da un certo punto di vista, e quindi ci vuole il parere di concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.